Dai, buonasera, dai. buonasera ragazzi. ci Siamo possibili persi a parlare di Brooklyn 99. Ragazzi, possibili spoiler. Guardatevi, Brooklyn 99, è bello, è bello. Brooklyn Nine-Nine, ma un po, di, un po' di fortuna universitaria. o Comunque, lavorativa a noi, quando è che cioè non ve la diamo a voi tutti? Trenta e lode, robe, lauree, co... a noi un pochettino di fortuna, quando è che ce la mandate? No, Maduro, cosa, ci, mandano, uh, ci mandano tanto amore e tanta gioia. Ah no, è apprezzatissimo. È eh, però, eh, eh. buonasera, buonasera, auguri a tutti. Auguri a chi ha preso 30 lode. Auguri a Alessia. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Apposta ah, anche idea. Simone. Ma... Vabbè, oh ragà, ah, impegnate a voi. C'era qualcun altro che ancora doveva fargli gli esami Dove Keep Out che c'era mercoledì, quindi comunque valgono sempre gli auguri pre-in bocca al lupo. Dai, dai, dai. Trento Lode pure Giacomo, vabbè, ma... Ragazzi... Ci alla la community più schillata sì. all'università. Vi, vi invidio fortissimo, bravi, bravi tutti. A me è incredibile. La Madonna, Rossella, restituisci il favore, cioè... <ride> che mi piacerebbe, io vabbè... Domani in bocca al lupo. Domani mi Beh, raccomando, Qua ora mi... le aspettative sono altissime: devi prendere 42. Meglio che non mi comprometto stasera, perché altrimenti volano testa e vola anche la mia di testa. Buonasera, no, Finnen. Buonasera, Finnen Skynet, Martino, ad Adassas. A uh, Mister Pedro 84, Rosalba, Filippo FM, Davide Simone, Anna Maia, Kipau, Emily, Corvo di Sangue, chissà perché qui stasera, <ride> uh, Leonardo, Claudia, Michele, Rossella. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, buonasera a voi. Allora, oggi serata di Tierlist, era da un po' che non le facevamo, anche perché le cose da mettere in classifica a un certo punto finiranno, però ultimamente, se ci seguite almeno negli ultimi due mesi, abbiamo iniziato a parlare della magia nel Trono di Spade, a fare una miniserie dedicata a questo argomento. Dato che questa settimana non dovrebbero uscire video a riguardo, posso ci facciamo dire, la tier list. Posso dire che, detto da noi che gli argomenti prima o poi finiranno, che sono dieci anni che parliamo del Trono di Spade, che una serie è morta e sepolta da dieci anni. Da dieci anni. E più di dieci anni. Sembra un po' una cazzata, ci abbiamo tirato fuori da qualunque, da sti libri. E però poi arriverà un giorno in cui arriva il martedì alle 3 e non, è, non uscirà più nessun video, perché abbiamo fatto 44 video per contare i pili in testa a Daenerys dopo che si è spelata con Drogon. Sì, sì. E, e quello sarà forse l'ultimo video del canale, prima del video sulle steps, con cui definitivamente spegneremo la luce... Facciamo quella scena di Scrub, la scena finale di Scrub, spegniamo la luce dell'ospedale, no, moriremo tutti. Ti ha messo tutta la luce dell'ospedale in un interruttore. E quell'interruttore chiuderà anche il mondo del ghiaccio e del fuoco. Ma vabbè, però, per il momento. Come dicevo, stiamo parlando di magia, con una serie che si sarebbe dovuta chiamare It's a Kind of Magic, ma non ma ho fatto la ruota della fortuna! Ah, perché ah, tu volevi fare la ruota della fortuna per la tier list? Non ho fatto la ruota della fortuna. Vabbè, andremo noi a caso, mm, e quindi oggi scordato. andiamo a fare questa classifica dei maghi. Tra molte virgolette del trono di spade passateci, passateci il termine: ci sono una ventina di personaggi che usano vari tipi di magie, di ogni tipo. E non ci sono tutti, qualcuno manca, ovviamente, anche se neanche perché. So. Sei ore a fare la. Quelli che ci stanno qua, tipo la metà già li metterei in D e l'altra metà li metterei direttamente in S. Ho notato pure io. Sono o molto, molto in alto o molto, molto in basso. Io. Va bene. Ovviamente la tier list vale fino a un certo punto: nel senso che sono personaggi in realtà molto diversi tra di loro. Non è facile paragonare chi usa 7000 tipi di magie diverse, tipo melisandre, e poi magari. Il Metamorfo X che è bravo a fare quella cosa e basta. però prendetela come sempre come un'occasione per parlare di questi personaggi. Non è che deve essere la classifica definitiva del potere magico dei personaggi che non lo sa manco. Martin, insomma, volevo Vado? fare sta, sta roba di, di mettere un po' le mani avanti. sì, sì andiamo, finiamo, facciamo subito. Oh. S, D, A, B. Così a Camom, butto a caso, B. vabbè. S, SB. Quanti sono in totale? 20? 20 e qualcosa. Aspetta. Fammi... 26. Sono 6. 26? 26. Numero oh. fortuna. Giocatevi il 26. Sulla Solo ruota portiamo di bere. fortuna. Portiamo fortuna agli esami, magari portiamo fortuna pure con i numeri. No, voglio vincere io. Eh, cazzo, io voglio trovare una casa, voglio sistemare. Oh, oh. Eh, Giocate il 26. Eh, ho capito. 26. Però... Morto che parla, poi via. stannis, che numero è 7? Perché c'ha 7 lettere. 7 che stai facendo? Sei... Sto, più... sto aprendo il coso dei dadi, ok. A ci sono. Ah, ok, vuoi fare a caso coi dadi? Okay. Eh, sì, a tanto vale. Un D20 più 6 perfetto. Ok, vado. Vai, potevano inventare il D26 però. Io ho visto oggi uno short di un master che per uh, simulare le maledizioni inflitte a un personaggio ha inventato il D19. Eh, eh. Mi piace. 20. Quindi... Cogliamo ah, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Eh, ma... Sono 20, ok, perfetto. E P pre. Allora... Va quando è bello P pre? Tra l'altro questa è l'illustrazione più inquietante della storia, immagino. Mi fa proprio paura lui. Piatri, proprio un tizio simpatico e amichevole. E... Allora. tanto simpatico quanto inutile. Allora, io allora, nella aspetta. serie, nella serie Piatri... Eh, hai... sto so, per dire proprio questo. Vai, vai. Ai cloni. Cioè, comincio sì. a fare magie, illusioni, schifi, madò nel libro, Piat Pri non fa un cazzo. Non fa niente, non fa niente. Quindi, eh, specifichiamo, è la tier list del libro. Perché se facciamo differenza, non usiamo il libro come base, anche perché mancano quelli veramente forti di carte nella, nella serie, però li abbiamo messi noi in tier list. Lui è il maggior duomo dei sì. maghi. Lui beve il vino magico che gli fa bere le cose, sicuramente avrà un minimo di magia nel suo corpo. Sì, pure nel TAC c'è un minimo di magia nel suo corpo, per quanto, per quanto ci riguarda. Eh, questo immagino che quantomeno, che ne so, sa accendere la luce spioccando le dita. Non lo so, qualcosina di... di, di, di non, non ci ha fatto vedere niente, ma qualcosina forse ce l'avrà. Ehm... Però tecnicamente non abbiamo visto non assolutamente Non ho visto veramente nulla. niente di Piatri fino a questo momento, quindi... Cioè... Io lo metterei tipo. o in C o in D. Io lo metterei pure in C o in D. Sto cercando di capire chi altro potrebbe andare in D. Se non, met se non mettiamo lui in D. Magari lo spostiamo. Se, se serve, però è quello. È. Cioè, non c'è nulla. Non possiamo giudicare, però non penso neanche ci sia troppo da giudicare. Perché si tratta di personaggi che. Che altro servono altri personaggi più importanti. almeno qualcosa. Sa, oddio, boh, cioè, alla fine lui, è tipo. Se l'è piato, cosa, Euron, questo l'ha già ucciso. Eh, qualcosa... forse, forse quella è l'unica cosa che mi fa sospettare. Cioè, se Euron eh, li ha presi per sacrificarli, warlock, a qualcosa devono servire. E eh vabbè, dai, andiamo, andiamo di C, quindi. Chi se... Mi fido di Neuron, che non è una cosa saggia da dire. Chi, chi se ne uh, frex. E eh vabbè. Adesso lanciamo un altro dato 12. Quindi Passiamo dalle stelle alle stalle, sono i figli della foresta. Come gru eh, Perché stanno anche alcuni gruppi, effettivamente, in questa tier list. I figli Inca. della foresta per quello che ci riguarda come gruppo se dobbiamo prendere uh, il, uh, il loro momento di più alto splendore hanno creato una magia di acqua che ha staccato due continenti questo, questo lo diciamo proprio nel video tecnicamente l'incantesimo più distruttivo <ride> mai utilizzato di cui conosciamo qualcosa è loro io poi Sappiamo che sapevano combattere contro gli estranei, erano gli unici che riuscivano a dare no, suggerimenti ai guardiani della notte su come sconfiggere gli estranei. Molto probabilmente quelle... possono animare anche loro i non morti, visto e considerato che c'è un manifred in libertà che, anche se lì si può disquisire o meno se lo hanno evocato, se lo controllano perché fanno cose, va bene, ok. Tecnicamente sono tutti quanti warg, barra potenzialmente agenti verdi. Poi sono collegate agli alberi di Iga, Quindi. Non lo so, cioè, come gruppo dovrebbero essere proprio. Sono un po'. Non dico gli elfi di, di, di Martin, però sono quel popolo magico tanto importante. Vieni a mettere in S dritto per dritto, qua. Wow. Sì, Perché... e in realtà mi stupisce vedere gente che li vuole mettere anche molto più in basso. Capisco no. magari, sai, dubitare tra la S e la A, però addirittura più, più bassi della A. Sono proprio i figli della foresta quelli che cantano il canto della magia. Allora, se vogliamo considerare dei figli voce. della foresta il loro membro più potente nella magia, comunque parliamo di tizi che possono guardare avanti e indietro nel tempo, collegarsi con tutti gli alberi diga e fare magie probabilmente non cataclismatiche. Però se un gruppo di veggenti verdi ha evocato il martello delle acque, magari uno singolo ti può rivoltare contro un fiume o una foresta. Ecco. Male, non è assolutamente non no. È. A livello di Martin poi. Quindi, Ragazzi, non so. Dai, dai, questi sono S. Boh, uh... però nella serie sono brutti. Nella serie sono brutti. Vabbè, Ma anche nei libri. In realtà. Non... No, è che non mi piace proprio il trucco che gli hanno fatto. Ah, vabbè, è uscito un... giustamente. Dopo gli estranei, esce. Otto... Eh, dopo i figli della foresta, esce 8 e quindi si parla degli estranei. Mm, 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 mm. Questo è già più difficile in realtà perché conosciamo molto meno. Eh, il problema è questo, cioè gli estranei possono rianimare i morti e questo è assodato, possono è manipolare il ghiaccio. In modi che noi umani non possiamo immaginare. E poi, chissà se sono immortali o meno, questo non lo sappiamo però potrebbe essere. Probabilmente possono tramutare gli umani in altri esseri estranei. Almeno stando a quello che succede ai figli di Cluster, probabilmente. Diciamo che solo il controllo di massa nei, dei morti varrebbe S perché possono uccidere tutti e distruggere il mondo. Allora, potremmo azzardare là. La... Perché ci mancano, le, info Perché ci mancano le informazioni, però, tipo, prendiamo un Blood Raven prima uh, di sapere che lui è il corvo a tre occhi e quindi con uh, informazioni canoniche sulla sua magia. Molti di questi personaggi, noi li, li, li prendiamo per questa tier list per sentito dire. Cioè, questa sì, sì. si faceva Anzi. i rituali magici, questo eh, faceva sì, i sacrifici sì. umani e quindi sapeva le. E eh, ma non lo sappiamo. Eh. Però sono il grande nemico della saga. Io mi aspetto che il grande nemico della saga non sia uccidibile con un coltellino. Aspetta, Asp wait, what? Wait. mi aspetto che sappiano fare robe importanti. Certo, se prendiamo quelli della, della serie, li abbiamo visti resistere al fuoco di drago e a rianimare un drago morto. Eh, che sarebbe S a quel punto. Eh, sì. Che il drago non morto. però poi basta che uccidi uno, muoiono tutti con la roba. È un po' la morte nera degli estranei. Sì, sì. sì. Eh, Lo vogliamo mettere comunque in S? Mettiamo. Sì dai. A... Dai. sì, dai. Sì, sono gli estranei. Dai. Sì, ecco. sono forti. So forte Poi lo, ho una passione per il ghiaccio perché lo mangio. <ride> Come scusami, non mangi il ghiaccio? Si, sì. ah, abbiamo beh, fatto venire i brividi al team di esperti. Non so se ti ricordi. Eh, Infatti, <ride> mi ricordavo <ride> questa cosa. 19 di 19, quindi abbiamo Corel Allora, il signor Ore, questo è uno dei casini che dicevamo prima. Ci sono alcuni che sono bravi a fare una cosa specifica e basta. Orel è proprio il work base, no? Neanche work, mutapelle base. Sì. Lui entra nel, nell'aquila, guarda dal cielo. È anche molto utile, devo dire, come tra tutti i poteri, dovendo scegliere un animale da poter utilizzare in una spedizione al nord della barriera. È molto utile, però. È solo quello. È solo quello. Cioè non, tra l'altro, non, non abbiamo visto chissà. Wargare in chissà quanti altri animali. Lui ha il suo quilotto. Fa quello che deve fare. Forse sa fare solo quello. Eh. Dili, ammazzi l'uccello. Impazzisce. Vorrei vedere a te se ti tagliano il cazzo. Se non impazzisci. No, non intendevo quello. Scusa. Ma io non. Ho, perché metterlo. Ma ragazzi, ma che cazzo. Cioè. Pi a, pi a questo punto, va in A se mettiamo lui in D. Perdonatemi. Eh, cioè, non è proprio inutile, anzi, cioè, comunque è comunque capace. No, quello è Varamir, quello che warga in, in più animali. Che vedremo dopo. Vai, ma c'è c'è nella tier list, anche per creare un po' di, di classifica all'interno della stessa categoria. Cioè, a questo punto io sposto Piat Prindi e metto lui in C, tanto vale. Eh, dai, a questo punto sì. Scusami... Magari Piatri qualcosa la sa fare, ma non ce l'ha fatto vedere. Anche... l'abbiamo visto. Ricordiamoci che Jon Snow ha dei segni sulla faccia che testimoniano quello che sa fare, sto stronzo. Vorrei dire. Quindi S insomma, mm, vabbè, dai, ma vedi se io mi devo mettere a difendere. Sto personaggio terziario nuovo avanzato file. questo qua io non lo so vabbè no dai simpatico orello povero che cavolo. il mio il mio nuovo idolo dopo Bregolas <ride> orel chi è che è uscito orel piatri gli estranei e i figli della foresta e i figli ok allora quindi adesso siamo a 22 elementi perfetto stonks 8. ah giustamente perché si sentiva solo Piat gli Eterni ah vedi eh. questi sono effettivamente i tizi magici di Kart che sono stati sostituiti da Piat Pri nella serie, qua già un pochettino il livello sale rispetto a lui tra l'altro devo dire che questa illustrazione mi è sempre piaciuta un sacco è normale che mi esca pubblicità ogni due secondi? no perché io ho messo ogni mezz'ora sì, ogni due secondi è un po' troppo. A me, tipo, non è uscita neanche una volta, comunque, il live. Vabbè, la cioè, YouTube... perché la sto vedendo, E ho anche io difficoltà. YouTube, YouTube sta a fare casini, ragazzi. Scusateci, però. Eh. Sì, tra l'altro, quando la live la mettiamo in automatico. Ma YouTube mette le pubblicità veramente ogni 5 minuti. ma mette, perché? Ci mette anche il triplo del tempo adesso per elaborare le live. Io non so se te ne sei accorto. Certo, sì, sì, sì. Non, non si più io poi mi dimentico questo. di togliere le pubblicità dalle live mie perché mi, vado che la mattina dopo mi dovrei ricordarmene. Scordo. Eh no, io ormai lo faccio sempre il giorno dopo perché non si riesce a farlo entro neanche un'ora di tempo dalla fine nostro. Comunque, questi qui sono eterni, quindi sono immortali ed è la loro... Caratteristica diciamo, principale no, a sì, che dà anche il nome, no, però dico il, il loro capitolo è quello forse tra i più magici di tutta la saga perché comunque Denelis entra nella casa degli Eterni, si perde visioni su visioni. Che ok, in realtà le visioni le ha lei, quindi quella, la maga è lei, però sono provocate dalla casa da quello che ha bevuto. Ma poi, tra l'altro, quando lei arriva al cospetto della sala con tutti gli Eterni, in realtà attacchi. Magici psionici, chiamiamoli così, in ottica molto GDR. Penso che siano provocati anche da loro, da eh, quello sì, che vogliono fare. Perché, che ehm... poi Martin ce l'ha con la telepatia, gli attacchi sì. mentali. Queste cose qui, cioè... io presumo che questi Cioè loro tipo, cercano di togliere il potere a Daenerys perché ormai non ne hanno più, sì. o comunque ne hanno poco. Magari un tempo erano più potenti e vogliono ritornare a quel potere grazie a Deneris. adesso sono dei tizi morti tenuti che in vita con una, un fila, quello è un filatterio da, da Lich sì, sì, palesemente proprio mm. un po il cuore però russante. già il fatto che hanno una magia del genere che cioè non è così, è così diffusa Magia di resurrezione ne abbiamo viste ma un'immortalità così dal nulla, senza essere legati a nessun dio soprattutto questa è tanta roba No, a me piacciono un sacco, ne vorrei sapere di più, ma ovviamente quella esatto era una, part no, una parte filler che si doveva concludere così, eppure giusto così. Per non me sono da metà alta sì, della classifica. mi metterei come B e tenerli abbastanza su, su della B. Dai. Perché l'avessimo visto di fare anche altro... Poi è bastato Dragon Cusciolo. Con cui sì, ucciderli una fiammatina di drago e basta. C'è da dire, vabbè, che là poi, poi sta a vedere pure magie fatte da Daenerys e fatte dalle fiamme di drago, che sono magiche fantastiche e tutto il resto. Però, vabbè. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quindi, 9. Ah, ah, I in the hall of the kings who are gone. Jenny will dance with their ghost. Il fantasma di cuore alto. In realtà fino all'ultimo la volevo cancellare, <ride> in realtà sì. non c'è molto da dire, sì. era stata una delle prime che avevo visto tipo in qualche lista, poi dopo mi sono scordato cioè, che c'era addirittura. Ha uh, i sogni. Vabbè. È brava a predire il futuro, ha spoilerato diversi eventi prima che accadessero con una certa precisione. Potrebbe essere dei figli della foresta, il che comunque vuol dire che male non è, però di però fatti l'abbiamo solo vista chi chiede canzoni, bellissime le canzoni, sì, la sì, canzone. Sì, sì, per carità, io piango come un bambino ogni volta, uh, diciamo... fa i sogni. Ha ah, sì. ah, questa capacità di predizione, però non è l'unica che ha questa capacità no. tra tutte le immagini che vedete sotto. Es mente la sorella di Gollum, effettivamente qua somiglia: sì, 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 sì. C? Mm, un, po', un po' mi dispiace. Però sì, cioè... il fatto è che fa solo quello. Cioè, lei non è chiaro. È solo ha... quello. È come Orel. Orel fa solo quello. Magari lo mettiamo un pochettino più di Orel perché Orel fa comunque più di Orel però, Cioè magari è un, è un Oreo invece che un un'orel. <ride> Oggi sto proprio drogatissimo, perdonatemi. Uh, però penso Vai, sì, che sì. qui... E comunque vedremo altre persone in grado di predire il futuro e che fanno anche altro. Dai. Va bene, va bene. Posso, male, togliere... posso togliere... il modificatore al dado adesso, siamo a 20. Quindi è una schermata entro momenti precisi. Sì. Nice. 18. Uh, Toros. Ah, il signor, uh, signor Toros. Toros di Pir. Toros. Senso... Uh, se lo prende a inizio saga È meno di Piatri. Poi, però. Si riprende alla grandissima alla fine. Sì. Senza neanche sapere come. Senza neanche sa e forse questo è il malus di Toros: lui non sa come riesce a fargli incantare. Perché per lui erano solo robe che ha buttato giù a memoria per passare l'esame, capito. L lui neanche sa quello che sta facendo di preciso. Va in automatico e poi funziona. Toros ci dichiarico. No, mm. non sa fare solo quello, onestamente. Toros tecnicamente... Lui parla anche di visioni del fuoco, per quanto non è proprio il più bravo. Ha detto che ci sono persone più brave di lui, è vero. Però non esclude che ci abbia anche provato poi dopo. Eh, magari non è a livelli di altri nel vedere le visioni eccetera eccetera però do dovrebbe avere il set base del prete rosso diciamo sì. così tra cui ci sono le visioni del, fu del futuro e poi vabbè ha risuscitato Beric più volte ed eh, è una resurrezione non come quella dei non morti di di degli estranei che diventi schiavo per Dondari è comunque abbastanza libero non sappiamo neanche se poi Beric, Beric, Toro sa, sa anche lui fare il trucco della spada di fuoco vero e non con l'alto fuoco. È vero perché non l'ha più fatto. Che, sappiamo che con Beric libri. Beric l'ha fatto il trucco magico e non quello con l'alto fuoco. Quindi bisogna vedere se magari anche Toro adesso sa farlo, gli ha sbloccato questa abilità risparmiare sull'alto fuoco Che comunque costa parecchio Più che altro mi viene da video. pensare Se lui sta combattendo e vuole continuare a combattere Come faceva prima Dove cazzo lo trova più l'alto fuoco Alla fine finirà le spade e l'alto fuoco Quindi gli conviene imparare Da, da Beric Allivellato eh, Secondo me tra la C e la B Forse più C Perché anche lui ha iniziato da poco A fare vedere cose per eh, lo metto più, più in alto. Metto come primo della C. Per il Io sarei stato più beh, propenso sulla B, onestamente. Però. Ah, ok. No. Ah, se vuoi saliamo, ma mo vediamo, sì, vediamo sì. come va la classifica. Tanto, ai in the the king's wagon, Will dance with the ghost 7: Ah, e mo', Deneris. Eh... Denerys è strana. Denerys vale un po', diciamo, come base anche per i Targaryen, diciamo così, che comunque di base hanno qualcosa. Sì. Denerys Poi... viene però specificato anche essere tipo il fulcro del ritorno della magia nel mondo. Quindi c'è qualcosa nella sua esistenza che... Lei ha riportato in vita i draghi, è stata la prima Targaryen a riportare in vita i Viti draghi da 108... Cento... 70 anni a sta parte. E poi. Fai i sogni. Hai i sogni di drago. Anche lei. Fa fondamentalmente, le cose. Base dei Targaryen. Però questo evento magico in cui non è morta nelle fiamme. Che è una cosa più unica che è rara, che non sa neanche lei come ha fatto per l'appunto. Il problema è che Daenerys per davvero non sa quello che fa. Va Tentoni. Tutte le sensazioni che ha anche quando interagisce con i draghi. E robe varie, uh, non sa perché le fa, le lei va a sensazione. Perché lei è un drago. Cioè, uh, vi che in testa continua a dire che noi siamo i draghi. Noi siamo la stirpa del drago. Va bene. E va avanti ah. così. E e a pro probabilmente a qualcuno che anche la spinge con le sì. visioni. Però, tipo, è uh, palesemente irritato cioè, nello stregone. E tu immagini il personaggio stregoni di Agnus Andrews appena nato, quello che c'è tipo la discendenza Draconica. che mm. a fare le scoregge palla di fuoco senza sapere perché, perché magia è caotica, così, boom, vai, è finita. Giustamente è un drago, neanche i draghi sanno è quello vero. che fanno, è vero. E lo fanno. Secondo me è un abicista, nel senso c'è il potenziale, ma non lo sa sfruttare, magari lo imparerà a sfruttare ancora meglio in futuro. Tra l'altro... Ma voler dire una cosa. Se vogliamo mettere come capacità magica. Anche questo, lei tecnicamente potrebbe riuscire a spezzare la maledizione di Miri Mazdur. Vedremo, vedremo. Io spero di sì. Perché che se per davvero è tornata, è tornata a essere fertile, comunque è arrivata a spezzare la maledizione di una Maegi. Ah, Tra l'altro, Daenerys non sembra, però prima Miri Mazur, poi Quaid, poi gli Eterni. In realtà è circondata da, perso dai... da tanti personaggi magici sì. che ogni non e l'altra, la... la portano anche su quella strada, un mini. B, dai. Dai, dai. Ah. Beh, Daenerys è importante, abbiamo fatto una ventina di video solo su di ah, 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 Deve distruggere ah. Volantis venerdì. Madonna sì. Siamo a 18? Siamo a 18. 10. Quindi Marvin il mago, quindi va in S. <ride> Quindi lui ha il titolo giusto, si chiama il mago. Nella tier list dei maghi, ma l'unico che si chiama mago deve andare in S, giusto? A me fa pensare quel mago che abbiamo qua a Barletta che c'ha la targa, non mi ricordo il nome, il mago. mago. non possiamo dire, non possiamo Vabbè. dire. C'è un tizio a Barletta che c'ha proprio la targa, cioè sta l'avvocato, il notaio poi nome e cognome Mago. Sì, 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 sì. E quello è Marwen. Ora allora, Marwen uh... perché è detto il mago? Perché ha studiato di magia. Che ha studiato Ha studiato cioè, le candele. Le candele di vetro. Là, come cazzo, si chiamano candele di ossidiana. E, che però non funziona. Cioè, hanno iniziato a funzionare, ma non per merito suo. Ha, ha una maschera in acciaio di valiria. Eh, però quella è comunque in leasing: non è <ride> ha, sua. Ha una Verga, un anello e una maschera in acciaio di valiria. Quelli, però poi gli devi consegnare a un certo punto. Ma è magico. Lui può uccidere gli estranei attestati, ricordiamocelo. Allora, quando Martin renderà canonica questa cosa, Marwin <ride> sale direttamente in esse. <ride> però può, per il momento... Lui può andare di tuzzo contro gli avversari. Ricordiamoci questo, non scordiamocelo. Ma no, sarebbe <ride> troppo bello, Marvin, cioè, il mio idolo. Boh! Um, di si sì, di, di a me fa sempre ridere il fatto che lui può andare di testate contro i maghi le capudate potenzialmente l'arma con lui è, è la sua è la canzone del ghiaccio del, del fuoco. fuoco lui è Lightbringer il prossimo personaggio è aria aria stark Ah, vedi, vedi. È eh, complesso, qua, complesso. Ma non sembra perché uno. Aria dice, vabbè, Aria, perché Aria invece? Sempre nell'ottica dei mutapelle, ha un potere incredibile nascosto, cioè nascosto. C ce l'ha ce l'ha. Ah, questo... L'ha utilizzato. L'abbiamo visto utilizzare anche su altri animali che non sono il suo lupo di compagnia. Eh, ho, appunto ho preso questa immagine con il gatto. Tra l'altro si specifica che i gatti sono tra gli animali più difficili da controllare, perché vabbè i gatti sono infami, lo sappiamo sì, tutti. i gatti. E in teoria, non, vabbè, non siamo a livelli della serie in cui lei sa cambiare la faccia a comando e tutte quelle robe lì, però un'erudizione di magia dei senza volto, degli assassini senza volto uh, ce l'ha nei capitoli spoiler di The Winds of Winter vediamo che lei sa utilizzare un trucco magico, quantomeno. E sicuramente non sarà l'unico. No. Quello è l'unico che vediamo, però inizia a fare le prime missioni d'assassino. Quindi è un mix tra un mutapelle e un, un assassino senza volto. Che è una cosa anche rara, perché di sì. solito gli cioè, non sappiamo. Quanti assassini senza volto hanno anche la capacità di eventualmente controllare gli animali? Tecnicamente non sappiamo se ci sono warg a essos. Eh, ah, tra l'altro. Perché rimane quel grandissimo interrogativo circa i draghi e uh, le eventuali possibilità di controllarli da parte di un warg. Quindi, eh, Per me non è male, Aria. Poi, tra l'altro, avere... lei continua ad essere legata a Nemiria nonostante c'è un mare di mezzo. Sì. Quindi quel legame non si è mai interrotto. Si potrebbe mettere benissimo in B per quello che mi riguarda. Sì. Un po' come Daenerys: ha sì. un forte potenziale che deve ancora mettere totalmente a disposizione. Come dirà... deve ancora esprimersi poten... totalmente. Anche lei è una delle protagoniste, ci sta pure. Allora. Ho fatto un mezzo casino, perdonate. Ho chiuso tutto. Ok. Adesso siamo a 16. Dai. Ed esce 16. Quindi l'ultimo nella lista è. Visegna. Ah, voglio leggere la chat. Sono molto curioso della chat. Perché io ho un'idea molto chiara su Visegna. Io non ho invece... molto. Io no, io chiarissima. Però è, è un'idea mia. Non è. Come dire, canonica. Non è una cosa. Sua maestà okay, inizia... Sua maestà, giustamente, bisegna. Vera regina. Beh, sì, più della sorella lo è stato. Proprio a livello temporale. Vedo tante A, tante S. Oh, ma iniziano ad arrivare anche le B. Allora. Io. L'idea chiara che mi sono fatto su Disegna. Questa cosa la penso da un sacco di tempo. Non so se l'ho già detto in live in altre occasioni. È che in realtà, lei di magia. Non sa, cioè non è che non sa, non fa niente, tecnicamente non fa niente, non la vediamo mai fare nulla. Dicono che sia una strega perché è sopravvissuta al fratello, alla sorella, perché era bellissima, perché era forte, però mi dà proprio di caccia alle streghe. Sì. Quella donna sa fare 3x2. Strega, bruciamola. Anche. Anche volendo che ha avvelenato o ha creato i veleni per ammazzare le mogli del figlio, ha fatto casini, robe... Che, che cazzo? Non ci vuole la magia per creare una cosa che ti fa venire la scioltarella? Cioè, metti due uova marce in mezzo a un confronto, frulli bene, glielo ficchi su per il culo e voglia morire di diarrea. Insomma... Eh, Ma Poi, poi l'abbiamo visto abbiamo le ricette per fare i velini, stanno scritte, basta avere il ricettario e trovare gli ingredienti, e poi partorito Megor è già me... lì. Forse un po' di strizza ce l'hai, è vero? Quella è una cosa perché c'è chi dice: Magari lei Megor non era veramente il figlio di Egor, ma l'ha creato lei con la magia del sangue, eccetera, eccetera. Però anche lì è una teoria. Là la cosa più sospetta è uh, Megor che ritorna in vita, cioè che dopo quella ferita gravissima misteriosamente riemerge. Però lì eh, c'è quell'altra che lo cura. E... Cioè, Tiana della torre. Quindi, cioè, se, se mi dovete scrivere di magico, vi segna cosa ha fatto, che cosa vi viene in mente? Poi di base, ok, una Targaryen, quindi vale anche un po' il discorso di De se c'è cioè il sangue che Bisogna può controllare i draghi. Alle streghe. Allora, io non riesco a capire la logica di molti di voi, lo dico proprio apertamente. Come fate a vedere la magia dove non c'è e come fate a, a non vedere dove c'è veramente la magia? Cioè, negli ultimi mesi io ho assistito a discorsi deliranti su quanta magia ci fosse in luoghi che noi non abbiamo neanche visto. Ti Di disegno, noi sappiamo che ti prendeva sberle wireless perché era fortissima. Però là vale più nella tier list da, de, de, dei guerrieri, dove tra l'altro era molto in alto. Che lì viene praticamente detto che lei era meglio a combattere, Diagon. Sì, però. Sì, non è questa cosa sicura. Che non l'abbiamo mai vista davanti a una bacinella a tagliarsi le vene e evocare uh, Meraxes dall'antico altarino validiano. O Vagaro, e... o Non intendo i draghi, intendo proprio gli dei valiriani che si chiamano... Anzi, i draghi si chiamano come loro. Sì. E comunque... Cioè, altri personaggi simili anche in Fuoco e Sangue ci sono però hanno più dettagli hanno più... eventi magici che li puoi attribuire. Daenerys ha più magia di Visenya, ragazzi. Sì, praticamente sì. Cioè, poi le, se volete dire questi hanno i draghi Daenerys c'ha i draghi. Da Daenerys ne ha tre Capito? Cioè... La vaga cioè. Diciamo. cioè qua se dobbiamo stare le vicerie La dobbiamo mettere in A Ma se dobbiamo stare i fatti La dobbiamo mettere in D eh, 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 Vabbè magari un po' più della D Perché ha la base di essere Targaryen sì. Però comunque la metterei sotto Daenerys È Sotto Daenerys sì Vaffan... Sono qua ci perdiamo In chiacchiere arrivano Uh, tutti i, i mega esperti che si mettono a dire No, in realtà lei Se vai a vedere la disposizione delle virgole In fuoco e sangue Ti dice chiaramente Visegna è magica Tu le, le unisci i Perché le unisce c'è una runa Sì, sì, sì Che ti dice che Visegna è magica Perché Martin ha pensato a quanta magia ci fosse Nelle fondamenta dell'appartamento privato Di Visegna Prima della costruzione del castello Ad approdo del re Quindi, vabbè Comunque, è proprio vera la cosa che dice Simone: Cioè quando una donna è troppo bella, forte e intelligente, è allora strega. è una strega che si immerge nel sangue di bambini. È cioè, questa cosa oh, che oh. ritorna più di una volta, però è proprio: è proprio il luogo comune. Quella donna è troppo bella e furba. Deve usare per forza la magia. Uh, Ma abbiamo invece di nuovo l'ultimo della lista perché è uscito 15 su 15, quindi Varamir 47 pelli. Ora, ecco, qui ne possiamo parlare. Maramir ero... Questo... è come Orel, però per sei. <ride> qui ne possiamo parlare. Perché se tu anche, riesci anche a dividere di più, la danni. tua psiche in 27 animali diversi, è insomma. E comunque è da apprezzare anche la varietà perché lupi. Uh, l'orso c'è la gincia anche, il cazzo di ecuzione eh, della ombra. neve, la cazzo è la pantera ombra, la pantera la pantera ombra. ombra la pantera, che in inglese è Shadow cat non mi ricordo mai come lo traducono. Eh, eh, lui è quasi il top de della sua categoria, sì. se non proprio il top, cioè, nello specifico che sa fare solo quello, lui è proprio Beh, il maestro. Bran non abbiamo mai visto controllare. Uh, tanti, tanti esseri insieme perché non ha mai avuto in realtà la, la necessità tra il suo Metalupo e Odor, rompendo quel tabù. Insomma, per... lui è proprio il, il druido pazzo che controlla gli animali, cioè, te lo vedi lì? E che, che si diverte pure a farlo. Dove lo mettiamo? Nella eh, Allora, in molti ti stanno dicendo A. Ah, per me ci sarebbe pure... E, e è, una, è un voto strano. Cioè, perché vedere dove lui è stato molto bravo, però gli mancano altre abilità oltre quella. Però io lo premierei. Però, cavolo, lo vediamo. Lui ha veramente un serraglio sotto controllo. Cioè, è il top è un, un di mini, quello che vediamo. Un mini esercito di animali. Cioè, tecnicamente, molto in teoria, gli Eterni dovrebbero essere superiori, sì. Sì, così come Aria e Daenerys lo potrebbero superare in futuro. Assolutamente. Però Arya... da quello che vediamo lui fa di più. No, perché uno può dire: però, pure Daenerys controlla i draghi. Sì. se, però, uno non li controlla alla perfezione come fa un metamorfo, due, in realtà, fatica a controllare Drogon, che è okay, un drago, vale molto di più di un, di un lupo base. Però. Allo stato attuale... Varano. Simone dice che basta che gli ammazzi uno dei suoi animali mentre c'è dentro per farli impazzire. Vabbè, ma io non devo valutare è la cosa succede. Cioè, io devo valutare la bravura sua nell'usare la magia. È, a quel, è la vulnerabilità di chiunque warghi a quel punto. Cioè, la lo devi mettere in conto. Però io, cioè, se devo valutare la sua bravura nell'usare quel tipo di magia, è il top. Poiché. Cioè, come se mi diceva, però, gli estranei con l'ossidiana muoiono. No? Superman con la criptonite è una merda. Cioè, oh, tutti quanti hanno un punto debole. Ci sta. Sei, il prossimo è. È Euron. Euron. Che tra l'altro nell'immagine sotto sta accanto a Bloodraven. Non l'avevo notato, eh. sta Bloodraven. Bran sì. cioè, è Euron. Circolato agli allievi, Bloodraven. Che, bello. che poi è successo totalmente a caso, che bello Il disegno di Juron Nella serie, che voto gli daresti? Ma, uh, in una cosa dei maghi Lo caccerei fuori dalla tier list Proprio a casa, stampato in culo Eh, però Era simpatico Poi era vestito tutto di nero a un certo punto Faceva paura Allora, anche qui mo Ci siamo pure noi prodigati in teorie su come lui dovrebbe essere l'allievo di Blood Raven, eh, Odino Loki, Baldur, Torminir, tutte quante quelle cazzate. Ne, ne ha fatta mezza cosa magica nei libri. Juron. allora comanda eh, i venti per accelerare la sua sì, nave. Questo lo dice, lo dice. Vabbè, succede. Cioè, I venti ci sono, i venti. Lui è Egg, quindi, poi. Esso se consideriamo i capitoli spoiler, ma non fa a parte ma che non veniamo a sapere che stupro il fratello, non veniamo a sapere niente. C'ha la tunichetta fashion e basta. Allora, il capitolo spoiler termina nel momento in cui lui sta lì con la mano e sta per evocare i kraken. Però io fin quando non li vedo i kraken <ride> che divorano le io non, non lo so cosa Non, abbiamo, base... non abbiamo le prove. Di base non ha fatto ancora niente, neanche nel capitolo spoiler. C'ha degli oggetti magici addosso, però, cioè, pure io se me li compro non è che divento mago. Cioè... C'ha l'occhio magico, che però non si sa cosa fa. C'ha che... lo Sharingan dal, dal potere. È che il libro è simpatico. È molto sospetto. È un occhio simpatico, nel senso che è invisibile, non ce l'hai per quello che è simpatico come l'inchiostro simpatico, capito? Eh, eh, L'occhio invisibile comunque sarebbe magico di per sé inutile. È eh, eh, la magia del vale Huron. Ah, prima... Se dobbiamo credere ah, a tutte quante le teorie che abbiamo formulato, questo è minimo A massimo S. sì sì, sì. sì. Allora a livello di, di quello che ci aspettiamo è minimo A perché comunque ha delle conoscenze, è andato in giro per il mondo, Se ha dobbiamo... raccolto maghi e cose magiche che sacrifica occasionalmente. Se dobbiamo credere a tutto quanto quello che potenzialmente può fare credere che le sappia fare, non può andare sotto la... è che nei fatti non abbiamo visto niente e non si sa quando vedremo. E ci ha lasciati proprio col cliffhangerone del sto per distruggere tutto. Fine capitolo. Quanto ovvio quel capitolo. Vabbè, uh, no, sì. in realtà le visioni non le ha neanche lui, cioè, probabilmente le ha. Però nel capitolo non è il suo, il punto di vista è quello del fratello. Sì. E, e lui, di lui sappiamo sempre che dice di, però, effettivamente, visto quello che succede nel capitolo spoiler, lui a Validia c'è stato quantomeno vicino nelle vicinanze, cose Validiane le ha prese. Yuro è. Eh, è difficilissimo. Lo mettiamo, dai. Mettiamolo in A, facciamo che lo gli crediamo. Alle cazzo. Uno uno deve essere che dice la verità sulla magia in quel cazzo di romanzo. No? Sì, eh, sì, no, Poi Yuro non può. Dai. No, non può essere una merda pure nella, nel libro. Lo mettiamo nella A, giusto perché appunto non vediamo. Perché questo andrebbe tranquillamente nella S se fosse capace di evocare i Kraken. Vabbè. Vedremo. Ah, vedremo. Vedremo. Mm. Chissà. Che cazzo. No, potrei aver esplodere la live. Aspetta. Ho aperto l'altro programma per fare le live. Perché Vittorio ah, ha avuto okay. questa idea malsana? Ok. Ah, beh. io non ho visto. Siamo forse Ah, che okay. ci siamo bloccati, non lo so. No, no. Ci siamo, ragazzi. Io vedo che la live sta continuando ad andare, però sono sempre come al solito un po' in ritardo ho eh, fatto casino. Sì. Siete spariti per un attimo. Vabbè. Fin quando è stato solo magia, anche noi. Che tier siamo? Eh, ho sbagliato, ragazzi, perdonatemi Vittorio uh, è mago. Cioè, un fatti... mago. Insomma, insomma, ho le dita magiche. Questo eh è sì. lo... ci facevi scomparire e poi io comparivo a casa tua. Io. Che la magia potremmo farla. Eh, io addirittura tier io grazie. Eh, ma grazie. E eh. eh, comunque hai fatto scomparire due persone. No. Mi pare corretto. Allora. Dimir non, non lo sa fare questo. Madonna, Toros di Mirna, Ma appena la pena so Però è uscito 8, Messi Sandra. 8 ai Tower. Ah, 8, Messi Sandra. Abbiamo. È uscito il numero 8 quindi è Messi Sandra. Questa è quella che dici di avere i poteri e che li usa. E li sì. fa vedere tutti. Si fa vedere tutta mentre utilizza i suoi poteri. Ma andiamo da eh. esse e non ne parliamo più. Melisandre oggi sta qui in rappresentanza di Stannis. Ricordatevi anche questo: è vero, è vero. Ricordatevi Quindi... questo: eh. Melisandre. Spesso viene sottovalutata perché sbaglia A Delle il profezie, però, non le sbaglia sempre. E non fa solo quello, fa tante cose tra ne... ombre. Che uccidono re, uh, fuoco palle di che fuoco. esplodono palle di fuoco, previsioni, i venti. ma i venti anche lei. anche lei per far andare la flotta, e tutto il resto è immortale. Resiste ai veleni. C'ha cioè tutte le resistenze magiche di sto mondo. Uh, uh, cambia l'aspetto delle persone. e probabilmente pure il suo, cioè, ragazzi. E eh, il pacchetto completo. È il prete rosso overpower, lei. Cioè, quello che sarebbe un prete rosso comunissimo in Dungeons and Dragons. Ha la capacità di creare degli stannis d'ombra. Chi non vorrebbe avere uno stanno? Ma magari però non la metto prima dal TRS insieme ai strani cosi eh, così perché mi sembra un po' troppo, forse, un po' too much. Allora, diciamo, quali sono sei gruppi eh, sì. incredibili? Lei è un personaggio da solo. Però, come personaggio da solo, non penso ci sia nessuno che ci abbia mostrato così tante. No, forse un altro, però. Così tante abilità nella saga solo lei sì, sì. Parlando della saga principale Tra eh. l'altro da, da praticamente il secondo libro in poi cioè sono quattro libri Che lei sta a fare cose Quindi eh. Dai Andiamo dei D12 adesso Porta alto l'onore di Stannis Abbiamo nove E mo Quate Quate delle ombre che è Ashara Dayne, ricordiamoci. Che è sicuramente al 100% Quate delle ombre. Tra l'altro, qui in questa tier c'è Quate delle ombre e qualcuno che potrebbe anche esserlo, secondo altre teorie, giusto per in dire. Se... E c'è Sheila. Ah, è vero, è vero. Quindi, Quindi c'è due volte. Due volte praticamente qui delle ombre. Quate compare e scompare. Questa, compare nei sogni compare cioè nei di sogni ah, probabilmente una candela di ossidiana quindi comunque la sa usare, la sa attivare e tutto il resto, tecnicamente potrebbe avere tipo doni profetici o comunque poteri simili mentali eh, si sì, avvisa Daenerys di cose che succedono oh, scusate più che un mago è una stalker, è una rompipalle sì. perché Daenerys ogni volta che cerca di dormire arriva lei e la sveglia questo è un... Un malus per come la vedo io Però Qualche capacità magica Ce l'ha Quindi Allora questo è un altro personaggio che io sono sicuro che neanche Di più però di fatti Sono solo quelle due cose che hai detto tu cioè, Ora mettiamo in B Ultima della B per... Perché la... usa questi poteri più volte Potremmo metterla Anche prima della C volendo Volendo sì. Diciamo, lei in quanto Quaite delle ombre dovrebbe avere delle capacità sulle ombre, come Chi... Melisandre, però anche in quel caso ci cioè, affidiamo al nome. Sì. Vabbè, dai, mettiamola in B. Mettiamola qui. Così a abbiamo visto di più e lascia presagire che c'è di più. A differenza di Toros. Qui che tipo, sì, sto scoprendo poteri a caso. Forse, eh, non no. lo so di quello non farà ecco quindi va bene così che è sta storia sulla ex moglie di giora wait Quate... no 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 ex moglie di giora è viva e è vegeta a casa sua cioè si sa cioè... oddio non è certo che sta dove mi ricordo se è l'is o volantis penso l'is però mi pare l'is mi pare l'avevo pure parlato in un video però Anna... no. Cazzo. Eh, sì, 90, non si non avanti non c'entra niente giustamente Sto Pensando al video di venerdì, però oh, mi manca. Ah, cioè, scusa, dottore, eh, c'è ragione. signor dottor Gons. Quando è che stiamo qua? Mo' 170 <ride> spettatori e 125 mi piace, pezzettini Beh. di sterco. In realtà, pensavo peggio. Anch'io pensavo peggio. Realtà, dire. <ride> però, non odiamo di però... stimare idee. Allora, mettiamo mi piace, puttana da me. Allora, dai, è su, è Ciao, buonanotte dottor Gonz. Ah, l'hai fatto solo per lui. Sì, vabbè, dai, vabbè, vabbè, Non mi andava neanche di farlo, però per lo show, per lo spettacolo, un frizzo, un lazzo, un gesto strio strionzico. Uh, um, ci siamo, quindi... Non è vero, sì, um, sì ok, a posto. Pong, sette, Giogenno Riddo. Tutto... Sembrava un attacco di un, Gio... di un personaggio anime. Giogen Rido. Vabbè, lui ha gli occhi verdi. Vede le cose. Ha gli occhi verdi. Vede le vede cose. cose... Ha previsto la sua morte. Lui vede solo le cose brutte. È il potere solo di vedere cose brutte nel futuro. Probabilmente è diventato un pastone proteico. Lui è magico da mangiare il cibo magico che cos'è? no è, per il... è magico da mangiare ma ha fatto morire ah ok <ride> uh... vabbè di avere le visioni alle visioni ah qualche conoscenza in più null'altro da quello che ne sappiamo sì, sì, è malaticcio molto basic molto, molto la mettiamo sempre in C? Sì, comunque è più di, Mar di Marwen il mago sì, dai, che cacchio. Marveli il mago mi faceva proprio ridere prenderlo come personaggio perché si chiama Il Mago, però in realtà è stato tier list. Ma ah, io metterei qui perché è più consapevole dei suoi poteri, quindi sono un po' una merdina. Tipo. Però in realtà, qua andrebbe sistemato un attimo come. Che vi sembra tecnicamente dovrebbe andare tipo ultima, questo, secondo questa logica. Ma. Eh, sì, sì. Insomma. Cidi di Cidi ah... ah. Ci sta, ci sta pare corretto cd pare... cotto e mangiato <ride> mm. hey, cd che buono eh, vabbè, C è super meritata questa <ride> passiamo al di 10 ancora 8 mi sto facendo solo 8 stasera mo corro eh ma mo corro tanta mo... roba mo corro spacca <ride> A ah, Mocorro innanzitutto mi fa paura. Tralasciando che è probabilmente esco. un uomo bruciato immortale che può sopravvivere senza bere e mangiare in vita natural durante. Fiamma natural durante. Anche lui fa le stesse cose di Medisandre. Forse meglio anche. A livello di previsioni del futuro sembra essere un po' più attendibile. Sì. Cura Victarion rendendolo tra l'altro col braccio magico forte... Magmatico, se vogliamo poi andare a prendere le teorie di Euron, tecnicamente lui sa dei piani delle influenze magiche di Euron sul viaggio di Victarion. Eh, si, comunque percepisce delle perché abbiamo la moglie, la moglie di sale che ha donato Euron a Victarion. Che quando vede Mokor, quindi poi è... Mokoro, cioè, vorrei ricordare. Lui, viene trovato da Victarion in mezzo al mare dopo una bufera. No, una bufina, no, no, no. è un tempesta, naufragio dopo una tempesta. Naufragio. Lui, tipo senza cibo, senza acqua, è sopravvissuto lì sulla zattera, sì, probabilmente sì. mortale. Sì, lui non, probabilmente non è neanche vivo, nel senso più canonico del termine, può accusare di animato puramente dalla fiamma di lore. lui sembra tipo un estraneo al contrario, sì. perché è proprio un tizzone ardente. Quindi... E questo in 3-4 capitoli, cioè... Non è una qualunque. Lui ha convertito un altro po' Victarion al culto di Lore. Perché giustamente ti fa i miracoli davanti. No, no, io lo metterei in S. Sì, sì, per cazzi, me c'è cioè, ragazzi. È forse anche più di Melisandre. Solo che ancora non ha mostrato non... tanta Lui varietà. È alla, pari, è alla pari, perché in pochissimo tempo ha fatto quello che fa Melisandre. Forse proprio. Martin, avendo introdotto Melisandre prima, quando ha voluto introdurre Mokor, ha detto: questo facciamolo già partire con quelle abilità perché tanto non devo fare l'effetto sorpresa del sì, prete sì. rosso. Diciamo, Melisandre le ha spianato la strada da quel punto di vista. Mm, non ha dovuto neanche sforzarsi. Non aveva necessità di preparare il terreno, ecco. Quindi, magari ci pe però, gli devo togliere l'immagine di Mokorro che, per quanto sia bello, <ride> nasconde la tier list. Corvo di Sangue dice sfotte il dio abissale su una nave in cui, in cui sono tutti uomini sì, di ferro. Sì, effettivamente. Sì, sì. Ci vuole vero. anche un bel coraggio. È verissimo. Verissimo. Dice che il dio abissale è alleato dagli estranei. Sì. Anzi, addirittura dice che è uno schiavo del dio estraneo. Proprio a dire. Eh, non vale niente. Eh, c'è C'ha un certo coraggio il signor Mocor. E... ci andiamo a bruciare i pezzi Nella 90 tutti quanti adesso Bloodraven Allora Bloodraven 1001 Da La filastrocca È riferimento a tutte le tier list In cui lui è presente e finisce in S, in S È vero cioè, Dove lo mettiamo lo mettiamo va in S Tra l'altro anche Calsiasi qui Qualsiasi argomento se dobbiamo tenere conto del Blood Raven pre Corvo a tre occhi, sarebbe in prima a Sì, sì, vabbè, forse Vabbè, sì, perché comunque sono teorie, sono comunque tutte sono teorie. teorie, perché lui può essere arrivato benissimo a scoprire tutti i complotti, le cose a varie, semplicemente perché è un ottimo maestro tessitore, maestro delle spie. Però poi dopo ha dimostrato che erano tutte cioè, lui è andato praticamente quasi di volontà sua alla barriera, armato di una spada in acciaio, di valigia ed è rimasto lì. Per qualcosa sotto c'è cioè, sicuro da prima. Però, Esa, prima Esa. di uh, sapere che lui era il corvo a tre occhi, probabilmente avremmo dovuto fare lo stesso tipo di discorso che abbiamo fatto per Visei. Io lo dico giusto per eh, mettere la mano. Sì, avanti. sì, di base, sì, però, qua... magari qualcosina in più perché poteva dire più sospetti però li ha confermati tutti e eh, andiamo e eh, va bene così va bene così perché perché no, sì beh, vabbè. quindi la tassa da pagare è ogni tier list lo draven in, in S mi pare anche corretto passiamo al D8 adesso Cyborg. Kaiburne Qyburn... un saluto dalla mia cena si sta salendo insieme a Cyborg. Cyborg mm. ha resuscitato una persona. Una. E tra l'altro probabilmente con un metodo che ha uh, mescolato scienza e magia, forse, probabilmente. Cioè, come lo valutate voi? È un mago o è... è un artefice? Un iniziato pazzo. <ride> un artefice allora. è mezzo e mezzo. Cyborg ha speccato tutti i necro. Ma non è vero, ha resuscitato uno, <ride> capito? Tra l'altro, noi diamo per scontato oramai che la montagna è morto. Non ha la testa. Quindi è un cadavere. Però può anche essere che lui l'ha salvato. E non è mai morto. Gregor Clegane, però è diventato una marionetta sì, una marionetta. Vabbè, beh, là, raga, è, è, è il mostro di Frankenstein, perché capito? Pure il fatto che la montagna è 2,40 m. Perché il mostro di sì, Frankenstein sì, sì. era alto e grosso, così che era più facile rimettere insieme le cose. È, è il mostro di Frankenstein, la montagna fine. Però anche lì Frankenstein, quella è fantascienza, sì, non è magia, anche che... se in realtà è magia, perché la suscita di morte è magia. C'è da dire che uh, tipo personaggi. Come lui, se dobbiamo prendere in considerazione i fumetti, visto che Martin è amante dei fumetti, e c'è il dottor Destino che mescola magia e scienza, e comunque il dottor Destino è tra i maghi più potenti del mondo Marvel, a volerla mettere così. Quindi, se Martin vuole fare la citazione... Eh sì. No, perché poi Martin è... A parte che è fan della Marvel, sì. ma poi per lui è sempre quello il punto, cioè qual è il... la linea di demarcazione tra la magia e la fantascienza? Sì. Che... Toros però... è il resuscitatore ufficiale. Eh, effettivamente Toros comunque resuscita le persone baciandole. Cyburn sì. ci deve comunque smanettare, fare esperimenti, prendere pezzi da altri cadaveri. Vabbè ragazzi non è... Non è da mettere alto Cyburn. No, è basso, Perché è solo quello il trucchetto. Lo mettiamo in C. Guarda, io lo metterei pure in D, però la C ci sta perché comunque... Oddio, possiamo metterlo prima di prima della D volendo. Perché comunque vediamo più di Piat Pri, eh, anche se non è mago, cioè è mezzo mago, ma. Ma sì, dai. Perché comunque è un umano base che con la conoscenza è riuscito a fare una cosa magica. Che poi bisogna vedere pure quanto collabora il fatto che ci siano magie più potenti in circolazione a Westeros in questo momento particolare che Magari sì, tipo eh. vent'anni prima Kaibun con le stesse conoscenze non avrebbe potuto resuscitare niente. Può essere, può essere. Magari è solo la magia che c'è nel mondo adesso che tiene in vita, Chi... che ne sa che poi a un certo punto c'è cioè, il colpo di scena. L'hanno animato agli estranei. È tipo mezza magia degli estranei uh, la montagna. Ma lo ha rianimato Bloodraven a distanza. Ben. Perché lui deve guadagnarsi da S in tutte le tier list, <ride> oddio che santo Si può fare eh, può. Animare la carne inanimata si può fare. Scusate. 5. Ecco qui abbiamo già un, uh, un discorso diverso. Giustamente l'uccio lo ha preso Jacken. in Nagar. Però tecnicamente un qualsiasi assassino senza volto. Oh. Suppongo. Sì, sì. Cioè in generale gli assassini senza volto. Che ruolo hanno nel mondo magico? Allora, di base, sanno cambiare il volto. Questo non è da poco perché no, è tanto, tanto ruolo. non lo fa. Sì, non è semplicemente la maschera come Diabolic, riescono proprio a sostituirsi a una persona. Probabilmente hanno altri trucchetti. Perché vediamo Aria utilizzare quel trucchetto lì, quindi qualcos'altro ce la devono avere. Però in molti casi sono proprio trucchetti, cioè sanno usare il veleno giusto, l'arma giusta, sanno nascondersi. Sembra che spariscono, magari, però fanno tipo Batman. Secondo me, bisogna, bisogna vedere perché non so quanto, voglio, quanto mistico voglia dare Martin agli assassini senza volto. Uh, Aria che utilizza il dito magico per tranciare una vena è comunque molto. però può darsi pure che siano solo quel genere di magie. cioè tutti possono imparare quel trucchetto perché in realtà è tipo una lama invisibile al posto del dito. Non è una palla mm. di fuoco che sì, scende dal sì. cielo, non resusciti nessun morto. Magari ha sempre a che fare con la manipolazione del tuo corpo. quindi così come cambiano la faccia possono cambiare il dito. Il fatto che Aria diventa cieca, quello è probabilmente su un veleno, se vuoi vederla così. Sì, tra l'altro. Cioè, non sappiamo quanto di magico ci sia negli intrulli che beve, nelle cose che assume Aria quando sta sotto allenamento. Anche perché non è che lo fanno così, le danno qualcosa da bere e poi le diventa cieca. Mm. Certo, anche conoscere i velini in questo mondo, perché comunque i velini non sono semplici. No, 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 assolutamente Non sono semplicemente comunque... robe da bere C'è sempre qualcosina di, di più rispetto al mondo reale Però Lo Non potremmo... siamo ai livelli altissimi Lo potremmo mettere prima della C? Prima della C E tu in B non ce li vedi? Perché comunque sta sì, aria in B Sì, sì E mettiamo in B Rimbi. in B Quando già che diventa un teschio Incazzoso, visione di aria? Oddio. Ah, è vero, è vero. Non è già chi ne è. L'uomo il... Cuso... gentile. Sorridente, la... Effettivamente, però anche là ha a che fare con l'aspetto fisico. Che probabilmente è tipo il Glamour che fa pure Melisandre. Ci sarà... È la stessa eh. magia usata in maniera diversa. Considerate sempre che George Martin gioca di ruolo e legge i fumetti. È soltanto un mistificatore arcano, l'arcane il... trickster. Quindi. Ci avrà suonovero vero? Illusione minore, cambiare forma e quelle robe lì. Vedete cose sì, che hanno a che fare con quella sfera lì? Che però per un assassino ha tanta roba. Assolutamente, assolutamente. Io vorrei ricordare sempre qual è l'origine. E come in The Witcher, ricordatevi sempre che il Witcher è un Bloodhunter. Non, non dimenticatevi mai che è quella la base. Uh, siamo al D6, quindi abbiamo quasi finito. Uno. Ho fatto un fallimento critico, gli alchimisti. E eh, a questo punto, gli alchimisti. C'è un'idea chiara ce l'ho dopo che abbiamo messo. Le ultime entry, e li mettiamo in B. Ah, tu li mettere così in alto. Tu dici non metterli. E qualcosa Perché... di magico c'è nell'alto fuoco. Eh, però, tipo, tu stavi facendo il discorso di Ciborn. Magari ci riesce Alchimici... perché è tornata la magia. Mm. Io mi chiedo, gli alchimisti magari ci riescono anche loro perché in questo momento storico è più facile. Però di fatti loro sono, sono magari scienziati e un parolone. Però so più quello. Mm. Effettivamente. O li mettiamo ultimi molto... della C. Eh, io me li immagino più lì. Perché li vedo più... Sono capaci a mescolare gli ingredienti, eccetera, eccetera. Però poi finisce lì. Certo, in passato si dice che avessero anche altri poteri. Però. L'alto fuoco ad essere magico. Loro sono dei funzionari. Mm. Che là In realtà bisogna vedere come sono iniziati. Perché può darsi pure che gli alchimisti erano per davvero maghi. E fanno i riti, e questi continuano a fare i rituali come fossero semplicemente la ricetta su un libro. Come ho detto prima per Kyburne. Però mostra la magia di nuovo nel mondo. Mm. Non so, sicuramente una, un, un elemento di magia nell'alto fuoco c'è cioè, con loro lo producono. Loro sono gli unici che lo sanno produrre. Ah, perché sono depositari di una ricetta, effettivamente. Non perché... È... Eh sì, non perché hanno la capacità sì. innata. Chi... Ecco, tipo, chiunque potrebbe essere un alchimista, però non tutti sono targari non tutti sono sì warg primi uomini li mettiamo in D mettiamo primi della D insieme a Cyburn a sto punto eh e a Cyburn ce li vedo anche bene che c'è sempre quel ruolo da scienziato Dai. va bene andiamo al d5 allora, stiamo parlando di un sacco di cose di cui abbiamo fatto video di recente vero. alto fuoco velini Brand. vabbè la magia stiamo facendo la serie Branno, branno Starco. Branno Stark. Così oh a caso. Oggi voglio allora, insultare la pronuncia giapponese. Simpatico. Assolutamente. Nella serie. Allora, nei libri: Bran è un metamorfo top. È un, un sì. mutapelle top. Diciamo come Aria. Anche lui. Anzi, no, forse anche di, più, no, no, di no, più. Di più lui riesce a dominare un essere umano. Per quanto uh, semplice di mente sia Odor, lui riesce a wargare anche in un essere umano. Alle visioni, alla guida uh, di Bloodraven. Attualmente sta sviluppando le sue capacità e noi vediamo che lui può vedere il passato, il presente e il futuro tramite il collegamento con gli alberi di Liga. Comunque, è, pare forse poter influenzare, che è una cosa che... Dodraven dice che non si potrebbe fare, cioè proprio non, è, non dovrebbe essere possibile farla. Quindi allora c'è la possibilità che lui diventi il viaggiatore del tempo di questa saga, sì. però ancora si limita a parlare col padre. Io, però, lo metterei in a anche allo stato attuale, io lo metterei in a. È ah, narcista perché sta lui, Juron e Bloodraven sopra, maestro, sì. che è ancora imbattuto. Bran è tanta roba, anche con le poche cose che sa fare adesso, è superiore a tutti quanti quelli che stanno dalla bingiu. Diciamo che anche la chat dice, per il potenziale, per l'età, perché è talentuoso ma non è ancora eh, al 100%, siamo tutti d'accordo. È, è, è veramente tanta roba per essere un bambino di 8 anni che ha imparato un anno e mezzo prima neanche in realtà un anno e mezzo prima che ha i poteri magici cioè mm. dio santo Corvo di sangue mi ricorda che manca il fito di Tyrion in questa tier list effettivamente però consideratelo in S ovvio sempre Siamo al D4, signori Ho fatto un altro uno incredibile. Alice sì, non... Rivers. Allora, io l'ho messa. Non però ne possiamo siccome, parlare. Siccome non ne possiamo parlare, decide la chat dove va. Fate voi. Facciamo decidere. Perché così non... Poi faremo pre il video su Alice Rivers quando potremo. Però, ne però mo è, lo, è lo stesso discorso che ho fatto per Visegna, però. Perché allo stato attuale siamo a quel livello. Più. Cosa? Lei un po'. Mi senti? Sì, sì ora sì. Lei un po' di più. Cioè ci sono delle scene, delle robe. Che l'hai vista, quantomeno in presa diretta ecco okay. non, po non, carità. non diciamo niente diteci voi io non vedo l'ora di vederla nella serie anche perché l'attrice mi piace molto eh... comunque vedo sono che sono più o meno del mio parere chat. sì sì no ma infatti io dico un po' di più di disegno uh... non siamo ai livelli di Bloodraven insomma anche se chissà siamo ai livelli di Bloodraven Pre scoprire che è il corvo a tre occhi perfetto, perfetto Per me è quello BC, BC, C C, BC Ah ok siamo tutti, mm. siamo tutti lì Fai un tier BC E la metti solo lei Cosa che tra l'altro si potrebbe fare Però no La potremmo mettere in ultima della B proprio per, uh, per premiarla per, per, per hype nei confronti di Castle of the Dragon però andrebbe benissimo in C questa proprio. in C comunque eh, abbiamo sì. uh, un, un, una sorta di vergente verde nerfato un uh, anzi uno con la green sight utilizziamo il termine tecnico uh, un altro vergente un metamorfo, un pete rosso st abbastanza stanno che, però ha perso la fede del suo dio e quindi non è tipo un chieri con un paladino rinnegato. Quindi hanno perso un po' quel collegamento col dio. E poi c'è Visenia. Però io la metterei in B perché poi esce la serie televisiva. Lei diventa la preferita di tutti. Tornano su questa live e fanno. L'avete messa troppo in basso. Hai ragione. Subito in B. Ma anche in A adesso. Proprio vai. In S. Madonna. Madonna. Questi veramente degli stronzi. Il fandom medio è veramente stronzo parlando a persone nel futuro sì 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 tanto è giusto bisogna pensare quadridimensionalmente come Bran che guarda avanti nel tempo in poteri poti. devi sempre pensare in prospettiva futuro due mirimaz dur non che sono rimasti tre inutili anche lì sì. hai sentito dire la magia, le cose. Beh, Miri Mazdur non è vero? Averena fa venire la sepsia a un tizio. Allora, Miri Mazdur va da Caldrugo. Gli dice tu per curarti di fare queste cose. Sì. Caldrugo non le fa e si ammala. Cioè, Che vuol dire? Che Caldrugo è un coglione. No, che Mirimazdur... Vabbè, Mirimazdur le fa le cose, comanda le ombre nella tenda di Daenerys. Sì, sì, Però un la, rituale la, la magico lo fa. Per me la morte di Caldrugo auto sì, sì, è autoinflitta. Sì, sì, ma. Lui è un idiota. E lui, che se... lui gli è venuta la sepsi. Basta. Non è che. Ehm... Però la... Allora, la scena. La scena quella di lei che evoca le ombre. Congiura che da fuori prende Denis. e porta. Quella è terribile. Cioè, proprio. Sì. Daenerys si trova sempre in questi finali magici molto assurdi. Il punto è che che non la vediamo fare chissà che altro in realtà il problema è questo sì. abbiamo quell'elemento magico forte però allo stato attuale non è che sappiamo chissà che cosa pare molto il, scusso, il fasilier della principessa il ranocchio che evoca le ombre dall'altro dall'al di là uh, certo è meno slanciata Miri Mastur, di, di fasilier però ha ucciso il discepolo di Geralt ed... va bene ok Geralt di Livia esattamente e io no, non poi, lo so. poi lei evoca tutte queste ombre, ma per fare cosa? Per salvare Kaldrung? Qua stanno 30 persone che lo resuscitavano. Con, meno, con molto meno casino forse se lo baciava Deneris. Uh, mentre lo, lo mettevano sulla pira lo salvava lo stesso ma veramente quindi è casino dobbiamo sacrificare il cavallo il bambino caldrugo poi caldrugo torna manco al 100% arriva Soros una bella limonata con caldrugo e, 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 e vabbè c L vabbè. Lo a la mettiamo in c dai uh, la mettiamo accanto a cosa Ah, fantasma di cuore palto cuore no, si Eh sì, dici un signore di una certa età C'hanno questo in intendimento Io a questo punto andrei veloce, non, non tiro il dado Perché fa un culo Beric okay. Dondario non lo metto in D Sì, ha questo trucchetto magico Che sa accendere la spada Sì, Bravo. ma an anche Bravo. il guerriero Livello 4 può sbloccare il talento Di magia di guerra, può mettersi due trucchetti A scelta, questo ha creato Che ne so... Non mi ricordo come si chiama l'incantesimo da Warlock che fai la spada di fuoco e fa un culo. Cioè... Però posso dire che fa molto figo, tu fai così e si accende la spada. Ma per carità... In realtà questo ce lo fanno i cosi. Per l'appunto i Blood Hunter in Dungeons and Dragons hanno questa possibilità. Loro con il sangue lo possono, possono attivare le, le spade e fare robe. Quindi bravo, però lui è giustamente... Mago per caso, veramente. E non penso gli interessi a avere altri altre magie, visto che la vita gli è stata rovinata. Madonna sì. L'ultima che rimane è Shira Sister eh. qui che è Questa delle ombre non che, che a delle... Green Flame Blade, Green Flame Blade. Ok il nome tecnico è, è proprio l'incantesimo è la spell da, da Warlock no, Booming Blade no non è, non è la spada di fuoco che fa danno da tuono eh, però lui è Beric Dondario, Non c'ha la folgore c'ha vita laggiù allora, Shira Sistar. So, il suo potere è essere bellissima che voglio dire, anche lì sacrificando bambini, sangue, bagni ecco, incredibile il problema è però questa era la compagna di giochi e non nel senso bl, bl, bl del termine del fratello. E anche nel senso... An sì, anche in questo. Però comunque anche nel senso più professionale noi sappiamo che loro facevano piani, cospirazioni insieme. Ciò non esclude ovviamente il fatto che se Bloodraven sapeva cose magiche... Sicuramente qualcosina anche lei. Ecco... Però non sappiamo nulla di certo. Non Qui serve certo. Foca e Sangue, volume 2, 3. Eh non penso che neanche lì sapremmo cose in più. Che uscirà domani insieme a Duenza Winter, Winter, volume 2, 3. A me dispiacerebbe metterla proprio in D. Anche se di fatti non sappiamo proprio nulla. La allora, possiamo mettere ultima della C. Sì, cioè più o meno lo stesso discorso di Visegna. Comunque una Targaryen, anche se lei non ha manco il drago, però vabbè, non è colpa sua, è nata tardi. Con gli occhi di due colori diversi. Questa cosa è magica? Non penso, però, mm. peccato, e... bene. Abbiamo finito, ragazzi. C'è una A molto, molto... Bene, nel mio tier list. La, la, la S è tipo ultra affollata. E là c'erano cioè, solo quattro persone. Di solito. Ehm... Però va bene così. No, perché spesso ci escono più. Proprio uh, equilibrate con il centro molto ampio, eh, ma e qua... poche, poche di girato... essendo pochi maghi. O sono maghi maghi, o sono mezzi Charla maghi. Sì. Per me, toro sottovalutato. Ah, ci starebbe pure alzarlo un po', però possiamo anche metterlo qua. Eh? Non è che non... cambia quasi un K, Comunque, resuscita le persone non è male, non è malissimo, le resuscita bene. Non come Però noi abbiamo messo come ultimi della vita della uh, Alice Rivers e quei delle ombre, che non sappiamo molto. Dai, sì vabbè, dai, Su. Toros che okay. ci avete convinti, Toros va premiato un po' di più. Jorgen, lo mettiamo, lo mettiamo qua. Sì, dai, mi sembra più, più equo. Okay. Addio e grazie per tutto il pesce. che Cos'è che citazione? È? È... Guida intergalattica per autostoppisti. Oh, okay. Quando i delfini abbandonano la terra, lasciano un... al genere umano un messaggio: addio <ride> e grazie per tutto il pesce. Ok, vedi <ride> okay. Stonart. Potrebbe avere robe. Però, a parte il fatto che probabilmente è immortale perché è già morta. Almeno Beric Dondarion accende la spada. Beric. E di boh, forse accenderà Jamie appena lo vedrà. Comunque, secondo me, Auron ci stava ha ucciso Arthur Dane sicuramente con la magia. Perché tu hai letto il capitolo in cui eh, viene scritto: c'è cioè il flashback di Ned Stark: resuscitato da Regar Targaryen che è vivo, oltre la barriera, che uh, <ride> Arthur Dane uh, è. Uh, ha ucciso, cioè, che è stato ucciso da Auland Andrea, che ha castato uh, Sciame di Meteore su di lui perché, e faceva... eh no, faceva figo perché lui c'ha la spada meteo in asceo meteorico. Quindi tu lo ammazzi con Sciame di Meteore. ragazzi eh, con... senza offesa, queste puttanate, lasciatevele per uh, quando andate a fare i tinfoli insieme a Preston Jacobs cortesemente. Uh, andate con Lucifer, Minz, Lightbringer e Rubevare loro porca E questo perché sono 14 anni che non esce un libro Ecco perché stiamo a sti livelli Sicuramente ha ucciso Arthur Dayne con la magia, capi? E eh, vabbè, uh, Alan Reed è uh, il, il grande mago il grande mago piccolo perché sì, è sì. anche verde <ride> Sì, certo, ma canco Sapo anche Eh, eh quello... È un attacco che i read si tramandano di padre in figlio, però. Questo è lo stesso discorso lo, lo dei castelli super magici, delle persone che sicuramente hanno i poteri. Vabbè, sempre lo stesso, sempre là. Siamo veramente una community del cazzo delle volte, proprio vabbè. Giustamente, con um, George Martin uh, che ci fa, che si fa i discorsi sulle serie animate, che ne stanno un sacco in progetto Bravi, bravi tutti! Le serie perché noi quello, aspettiamo le serie animate. Una del Dark di Queens, spade non la... i libri non le cose serie che dice lui la prossima raccolta di cosa la prossima raccolta di uh, come si chiama di wild cards vai, vai. Er ah non vedo l'ora che scala 24 non lo so a quante... che numero sono arrivati madonna madonna va ah, bene comunque anche questa tier list archiviata poi nel futuro la metteremo nella playlist della magia così stanno tutti insieme maghi e video magici maghi e maghetti di ogni genere e razza va bene così in futuro parleremo anche di Hermione su questo canale non vedo l'ora di parlare di Hermione l'unica cosa buona che ha fatto Martin negli ultimi vent'anni. scrivere come Jamie Lannister massacra Hermione Io... è veramente l'unica cosa buona che ha fatto negli ultimi vent'anni. quel maledetto il resto è silenzio ah, dai, 20 anni, 20 anni c'era ancora qualche libro da scrivere eh però oh, uh, spoiler di video futuri spoiler di video futuri si sì, ragazzi spoiler di video futuri boh raga eh, ci vediamo, ci vediamo domani magia. no dopo domani i video non li ho ancora caricati li ho salvati ma non li ho caricati come al solito va bene eh, seguiteci shopping su Pampricolo c'è sconto Stannis oppure pure di uno dei nostri patron link in descrizione per sostenerci eh, soprattutto Uh, guardatevi i video, ragazzi. Le visualizzazioni stanno ancora sballate. Bot, robe. Ormai forse lo sapete meglio di noi visto quanti canali ne stanno parlando ultimamente. Basta. Ciao, uh, buonanotte a tutti. Ciao, 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 ciao buonanotte.